Da parte dei ragazzi, ogni sera io li ringrazio puntualmente, su un gruppo che abbiamo creato eravamo solo 5-6 persone all'inizio, siamo 314, stamattina 314 partecipanti, l'ingresso è libero, sono tutti studenti, adesso stanno scendendo tutti quanti perché all'1:15 abbiamo il ritrovo per pranzare, sono affamati, sono stanchi, stamattina è stato bellissimo perché intorno alle 7-7:30 c'è stato il buongiorno da parte di tutti quanti. Tutti quanti hanno scritto abbiamo le braccia doloranti, la schiena che ci fa male, a pezzi, però nella tragedia io dico sono il bello dell'isola e va dato merito perché stiamo facendo un buon lavoro. La situazione nelle case è tragica, le persone hanno una grande dignità perché ci accolgono, sono contenti di vederci, ci chiamano angeli. Per noi l'importante è dare il contributo, forse anche a noi la stanchezza spesso ci assale. Poi ecco la forza nelle braccia viene meno, il fiatone si inizia ad avere caldo, non si vede molto, servirebbero torce, zappe, ma spesso andiamo direttamente con le mani, i massi, i mobili, c'è veramente tanto da fare. I ragazzi stanno dando un'ottima risposta, io come rappresentante insieme agli altri ci siamo messi d'accordo e le scuole stanno partecipando. Ci sono ragazzi del Caracciolo, anche da Pro ci stanno venendo, del Mennele, che hanno preso assenze perché adesso le attività sono iniziate e sono Procida. giustificati a Procida. Però qui ad Ischia stanno venendo numerosi e va dato merito, anche le ragazze si stanno cimentando, anzi sono più forti di noi e quindi stiamo rompendo anche qualche stereotipo. Alla fine penso che donne e uomini dobbiamo aiutare tutti quanti perché è una situazione veramente critica e veramente siamo tutti ragazzi e veramente stiamo dimostrando che l'unione fa la forza. Che cosa vi dicono? Le persone che aiutate, quando arrivate, magari vi proponete, ecco, per dare loro una mano. Che ci devono dire? Si vede proprio negli sguardi la gratitudine, ma la tristezza soprattutto. Qual è la scena che ti ha commosso di più? Non penso ce ne sia una in particolare, perché veramente qualsiasi scena, cioè se andate lì, veramente qualsiasi scena è di una tristezza unica. Ti faccio una domanda che può sembrare retorica, ma non lo è. Quando stamattina o ieri mattina hai detto a mamma, mamma vado a spalare, che ti ha detto No, devo dire che mamma è venuta ad aiutare anche lei, quindi non mi ha detto niente. È venuta anche lei ad aiutare. Giacomo Pascale, a dispetto di quanto era stato preventivato fino a qualche giorno fa, ovvero la chiusura delle scuole fino a sabato, almeno gli istituti superiori si stanno organizzando per la DAD. La comunicazione è arrivata ai giovani mentre stanno spalando il fango e dando il proprio contributo. Ecco, molti di loro sono rimasti anche sorpresi e adirati da questa cosa. No, vabbè, effettivamente sono stati eventi troppo veloci. Noi in un primo momento eravamo entrati nella determinazione di chiudere le scuole fino a sabato, le scuole comunali chiusi e medie e superiori la possibilità della DAD. Quando nella CCS abbiamo interloquito col dirigente regionale, cioè, ha detto che doveva verificare se era possibile perché non c'è la norma, perché la norma era legata esclusivamente all'emergenza Covid. Nello stesso tempo avevamo i sindacati che non erano orientati, in più c'è la nostra volontà che i ragazzi devono tornare a scuola, ma soprattutto devono tornare in presenza. Dopodiché è successo un fatto nuovo, che è emerso questo gruppo di giovani che senza appuntamento si sono spontaneamente organizzati per dare una mano a spalare fango a Piazza Bagni. Unitamente a loro ci sono anche ragazzi isolani che frequentano la scuola di Procida, che ieri mi hanno investito di questo problema e grazie all'amico Dino Ambrosino di Procida avevamo risolto nel fargli avere, diciamo, l'assenza giustificata. Anche su sollecitazione della stampa locale si rende necessario un intervento presso il preside Sironi piuttosto che la Barbieri, il preside Del Mattei, per poter verificare la possibilità di lasciare questi ragazzi a questo impegno civico che gli fa onore e giustificarli perché in questi giorni servono veramente volontari per provare a dare una parvenza di normalità nella zona di Piazza Bagni. Quindi io mi attiverò affinché i presidi facciano questo. Dopodiché è chiaro che la scuola ha l'autonomia di poter decidere, io posso solo rappresentare quelle che sono le esigenze e i bisogni della popolazione.